Opera centrale del barocco romano, il gruppo scultoreo intitolato Apollo e Dafne fu realizzato da Gian Lorenzo Bernini fra il 1624 e il 1625. Suo committente è il cardinale Scipione Borghese, nipote di Papa Paolo V. La scena rappresenta il mito narrato nelle Metamorfosi di Ovidio. Apollo sostiene di fronte ad Eros, dio dell'amore, di essere più abile di lui con l'arco e le frecce. Eros lo punisce scoccando una freccia che lo fa innamorare della ninfa Dafne, la quale invece è raggiunta da una freccia di piombo che la induce a rifiutare il dio. Quando Apollo raggiunge la ninfa, questa prega il padre Peneo, un'antica divinità fluviale, di trasformarla in una pianta. Dafne in greco significa alloro. Osserviamo l'Apollo e Dafne partendo dalla composizione. Come sono disposte le figure? Mettiamole a confronto con una incisione dello stesso soggetto eseguita nel 1515. Nell'arte del Seicento si esprime un'idea dello spazio come dimensione infinita e non misurabile. La composizione di Apollo e Dafne del Bernini, infatti, è irrisolta, aperta, eccentrica. Nell'incisione, invece, l'artificiosità ostentata delle pose si risolve in una forma articolata ma chiusa. Solo il braccio all'estrema destra dell'immagine suggerisce una direzione esterna alla composizione. Passiamo ad osservare il tempo dell'azione rappresentata. È il medesimo istante ad essere raffigurato, ma c'è qualcosa che distingue le due interpretazioni. Una delle due immagini è un fotogramma immobile, l'altra esprime l'idea di una metamorfosi e di un dinamismo che si realizza sotto i nostri occhi. E anche nella rappresentazione dei sentimenti, la scultura di Bernini è animata da una forza completamente nuova, appresa dai grandi maestri dei primi del Seicento. La scena raffigurata da Bernini è insieme spettacolare e terribile. Dafne, terrorizzata, si protende in avanti, mentre la metamorfosi in pianta di alloro ha già inizio. Dalle dita dei piedi si allungano già le radici, una corteccia inizia a coprire le gambe e si allunga fino ai fianchi. Le mani e i capelli diventano rami e foglie, lo slancio si blocca. Apollo è incredulo, ma in quanto dio della razionalità si mostra impassibile. Nel celebre quadro del Pollaiolo, alla rappresentazione drammatica dei sentimenti e alla meraviglia di fronte alla metamorfosi della ninfa, erano stati dati uno spazio molto più limitato. Qui, invece, è la teatralità dell'azione dei sentimenti a diventare protagonista. Filippo Baldinucci, testimone dello stupore destato dall'opera, racconta che «non appena fu fatta veder finita, se ne sparse un tal grido che tutta Roma concorse a vederla per un miracolo».